E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili. No ragazzi, no, non c'è niente che possiamo fare noi italiani, non possiamo fare niente. A parte che la stiamo votando questa qui di Israele in maniera estrema, perché noi italiani, a parte la qualità, perché forse l'unica canzone decente e bella è questa, però non ci possiamo fare nulla, il pietismo e il moralismo vince. Che poi la canzone è molto bella, forse è l'unica canzone veramente bella di Storovision, questo è un altro discorso, ma mi fai la canzone emotiva, ben cantata, figa, su Israele, non possiamo fare niente. Niente, lasciate perdere le votazioni, Angelina, lascia perdere, possiamo fare niente, ha vinto lei già, è già scritto, non, purtroppo non si può, non possiamo stare a fare troppi sofisticati, punto, ci sono circostanze che dopano le gare, dopano la vita e quindi è inutile stare a parlare, questa ha già vinto. E se tutti con loro, anzi se tu non la voti sei una merda essenzialmente, quindi già che uno si deve porre il problema, no raga, non possiamo fare nulla. Mi dispiace perché Angelina in un'edizione come quella Maneskin secondo me avrebbe vinto, in un'edizione in cui non ci stavano tutti sti moralismi, mi dispiace tra l'altro perché ripeto sto sempre a fare episodi in cui mi ritrovo ad accarezzare il tema e anche insomma alcune mie uscite non sono piaciute molto e quindi di conseguenza a me mi viene ancora più voglia di dire cose che danno fastidio, però la verità è che questa non è una verità che dà fastidio. Noi italiani abbiamo votato tra l'altro il 41%, una cosa del genere, per Israele, quindi no, raga, non c'è niente da fare, la canzone è bella, Flea è forte, per carità, però insomma non credo che siano questi i canoni per decidere la vittoria di una gara, questo è poco ma sicuro. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.